Continuiamo a parlare con Manuela Rontini di futuro e adesso parliamone dal punto di vista dell'amministrazione. Quello che ti chiedo è che tipo di supporto si prevede che potrà essere messo a disposizione del volontariato, del mondo del volontariato in generale, per fare in modo che le azioni svolte dal volontariato all'interno della società siano sempre più efficienti e sempre più efficaci, perché, come diceva anche Anna, c'è sempre questo, come dire, questo confine, molto, molto leggero tra quello che il volontariato fa e dovrebbe e quello che invece magari dovrebbe fare l'amministrazione. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io ho seguito, grazie alla tecnologia che ha anche dei pregi, la prima parte dei vostri lavori e come sa Deborah, al più tardi verso mezzogiorno, perché devo essere poi a Cervia, sono giornate quelle di settembre sempre molto intense in cui cerchiamo anche, lo sa il sindaco, lo sa l'assessore Agresti, da rappresentanti delle istituzioni di incastrare, no, tutta una serie di iniziative, però ci tenevo ad essere qui a ringraziare, no, tutti questi ragazzi e ragazze. Sentivo prima Ilva, che oggi tra l'altro è elegantissima, lasciatemelo dire, per la collaborazione preziosa che avete restituito alle vostre comunità, alle istituzioni in questi mesi, in questo anno e mezzo che speriamo pian piano di lasciarci alle spalle, è davvero complicato. Poi vengo, non è un modo di sottrarmi alla domanda. Ringrazio di cuore Mirella per l'invito, per il lavoro, ma anche per la profonda riflessione che ci ha consegnato nella sua relazione. E mentre la leggevo, perché Deborah ce l'aveva anticipata ieri, dicevo, ma forse anche, insomma, è vero, no? E quel monito che citava anche la vicepresidente Schlein, che in alcune parti di quella relazione si fa alla politica, anche noi, no? Nelle nostre sedi di partito, ciascuno il suo, indipendentemente dai colori politici, abbiamo un po' smesso, no? Sempre occupati tra le diverse scadenze elettorali che si susseguono con sempre più velocità, un po' a metterci in discussione, a riflettere, a programmare, a pianificare. E mi piace che in questo congresso si parli di presente, di futuro, ma la parola passato non c'è, no? E quindi questo poi è un passato di cui, lo diceva anche adesso Anna, dobbiamo fare tesoro, da lì dobbiamo partire. Però, insomma, il fatto che abbiate messo presente e futuro tra le parole chiave è una bella cosa. Io, prima di venire alla tua domanda, voglio cogliere il monito che è stato fatto alla politica e aggiungerci da parte mia, un po' ci conosciamo con alcuni di voi, un'ulteriore provocazione, no? Perché la politica ha delle responsabilità. Noi, guardate, anche al giorno d'oggi, nella stampa, nei quotidiani, nel dibattito pubblico, parliamo sempre di diritti civili, sempre. Ed è giusto, io sono di centro-sinistra, quindi i diritti civili devono essere al centro, no? L'allargamento dei diritti della nostra azione. Ma dei bisogni sociali ci siamo completamente dimenticati, non li mettiamo più al centro anche della nostra riflessione, pur essendo al centro delle nostre azioni quotidiane. Nella riflessione, nella comunicazione pubblica sono un po' spariti. Parliamo sempre di diritti e non parliamo mai di doveri. E qui davanti a me ci sono tutte persone che anche nella fase più complicata, difficile della pandemia, non si sono sottratte dai loro doveri di cittadinanza, non vi siete sottratti dall'uscire di casa nell'aiutare le istituzioni, i comuni, la regione, chi aveva bisogno con la spesa, con i farmaci, con le telefonate, con tantissime azioni. Quindi penso che la politica debba riappropriarsi e dare valore anche al tema dei doveri, perché c'è un tessuto, si parlava di 3 milioni di volontari in Italia, di centinaia di migliaia di ore e anche di
valore economico, no? E quindi penso che abbiamo il compito di riportare al centro del nostro impegno anche il tema dei doveri che vanno insieme all'allargamento dei diritti. Penso che sia un modo anche di rendere grazie a quello che avete fatto, appunto, con continuità, con quella continuità che la politica è chiamata ad agire, come richiamava il sindaco Piovaccari. E poi un'altra cosa, si parlava di valorizzazione del terzo settore, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato. Io penso che dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, perché noi siamo abituati in questa regione, se non altro penso di poterlo dire, grazie anche ad una collaborazione con i tanti soggetti che fanno Viva e Vitale nella nostra società, siamo abituati a dare valore al terzo settore nelle sue diverse organizzazioni, nelle sue diverse composizioni sociali, e siamo abituati a farlo, anche qui non ci dobbiamo nasconderlo, delle volte anche in funzione, anche a seguito dei risparmi, no? che il vostro quotidiano produce sui costi diretti del welfare della nostra regione, delle nostre comunità. Penso che il passo avanti sia passare dalla valorizzazione al riconoscimento, a riconoscervi in quelle attività di coprogettazione in quanto soggetto attivo e costruttore di una società più giusta, più solidale, più umana, più bella, migliore, e quindi dobbiamo passare ad un principio pieno di reciprocità nelle relazioni con il mondo del terzo settore in maniera larga. Proprio perché in questo ci crediamo, e vengo alla domanda di Deborah, quali sono i supporti che potremo continuare a dare, quali sono, e poi dovremo anche continuare ad ascoltare da voi quello che serve, perché voi possiate continuare ad avere le porte aperte rispetto alle richieste anche degli altri soggetti. Lo citava in apertura la vicepresidente Schlein in una carrellata molto veloce, però anche in questi mesi noi abbiamo cercato di mettere in campo supporti di due tipi, no? Di due tipi diversi, perché due diverse erano le fasi che stavamo vivendo a causa del Covid. Da una parte c'era l'emergenza, il quotidiano, e dall'altro però c'era il futuro, c'erano il presente e il futuro, come voi avete scritto negli atti del vostro congresso. Quindi da una parte le risorse, i ristori che abbiamo messo in campo in due tempi per far sì che una volta che la pandemia, che lo sappiamo, è un fattore esogeno, no? Sarà andata via, ce la saremo lasciata definitivamente alle spalle, o altrimenti anche grazie all'apporto dei vaccini, e anch'io ringrazio le popolazioni più adulte per l'esempio, come ha fatto il presidente De Pascale, che avete dato sulla responsabilità della scelta di vaccinarsi. Ecco, una volta che potremmo tornare alla normalità, noi avevamo l'esigenza di assicurarci che le porte dei circoli, delle attività di volontariato, dei centri sociali, di tutti quei luoghi dove voi vi trovate per animare in tanti modi diversi la nostra comunità, continuassero ad essere vive e vitali, e quindi ristori. Dall'altra parte abbiamo continuato a mettere in campo, con una tradizione che viene insomma dal passato, comunque da qualche anno che si è un po' storicizzata, anche il tema della progettazione, quindi risorse per capire e immaginarci insieme qual è la società, quali sono le comunità, che tipo di comunità noi vogliamo, quali esigenze, quale progettualità c'è bisogno per fare il nostro territorio ancora migliore. Quindi questo è un po' lo schema con le due fasi che abbiamo messo in campo. Penso che grazie al lavoro di stimolo che hanno fatto gli assessori al welfare nel nostro territorio, grazie al lavoro di relazione che ha fatto anche con Roma la vicepresidente Schlein, che ha fatto la Regione Emilia-Romagna, sono arrivate risorse straordinarie per, diciamo così, anche nella concretezza provare a ringraziarvi davvero di quello che avete fatto. Ora dobbiamo continuare insieme, appunto, con questo riconoscimento
reciproco di soggetti a sostenere le nuove progettualità di cui hanno bisogno i nostri territori, senza avere, diciamo così, timore di metterci in discussione, perché tante cose sono cambiate e noi abbiamo la necessità, l'urgenza di approcciarsi ad esse, al nostro quotidiano, in maniera diversa. Grazie, grazie Emanuela, grazie mille.